Salve a tutti, oggi presenterò il programma Powtoon. Powtoon è un programma che permette di creare diapositive con immagini interattive. Andiamo a vedere come funziona. Dopo essere entrati, vi verrà fuori una schermata con scritto crea nuovo progetto e quindi noi andremo a creare un nuovo progetto. Dopodiché dovrete selezionare la categoria a cui appartiene il vostro progetto, cosa vuol rappresentare. Noi, dato che siamo in tema scolastico, scegliamo Education. In questo caso vi verranno fuori dei modelli preimpostati che noi non utilizzeremo perché con il foglio bianco si può mostrare bene come funziona. Titolo, ovviamente metterete il titolo che volete, noi mettiamo prova 1 ed è la stessa cosa per la descrizione. Ok, dopodiché creiamo la nostra tavola di lavoro, si può dire. Ed eccoci qui di fronte alla nostra schermata bianca. Come potete vedere ci saranno le diapositive qua in fila stile PowerPoint e inoltre avremo anche la possibilità di esportare direttamente il nostro lavoro su YouTube, poi inserire immagini, suoni registrati o in questo momento dal microfono preimpostati oppure dal nostro archivio, i classici comandi copia, incolla, taglia, nuovo progetto e salva. Poi qua giù avremo un tasto play per far scorrere le nostre diapositive una dopo l'altra. E adesso vi farò un po' vedere come funziona. Qui abbiamo i testi con degli effetti, poi abbiamo immagini normali, oggetti, i character che sono omini che saranno fermi e animation che saranno character animati. Gli oggetti, i simboli e altri simboli. Quindi per riempire il foglio trasciniamo l'elemento che noi desideriamo mettere nella nostra pagina e lo metteremo qui al centro del foglio. Adesso per farvi vedere un po' come funziona, vi faccio vedere una presentazione, si può dire. Ok, e in successione le immagini saranno così. Qui sotto vedrete la barra di quanto la durata dei secondi dell'immagine, aspettando che ne arrivi una nuova. Qui è impostata a 10 secondi, ovviamente grazie ai tasti più o meno si può diminuire. Qui inserire e togliere la musica. E ed ecco, con questo è tutto, questo qui era Powtoon.